Primo giorno di Salone Internazionale del Libro di Torino per letture metropolitane. Molti visitatori e soprattutto moltissimi espositori popolano la gigantesca area del Lingotto, dalla segnaletica opinabile ma esteticamente piacevole. Colpisce l'area dedicata ai bambini e ai ragazzi, le scolaresche sono quasi troppe, coloratissima e ipertecnologica, dove si può partecipare a molti laboratori o semplicemente farsi irretire dalla grande parete specchiata a chiappa selfie. Letture Metropolitane ha incontrato tanti volti nuovi e ancor più vecchi amici. Ce n'è per tutti i gusti al salone, dai fumetti ai classici, dagli autori emergenti ai tantissimi titoli per l'infanzia. Ad ogni angolo capannelli di curiosi sfogliano i libri e ascoltano presentazioni, che sbucano come funghi quando meno te l'aspetti. Molto vari anche gli allestimenti, c'è chi ha trasformato il proprio stand in nave, chi in orticello, chi si è inventato dei metodi a chiappa pubblico come dediche post-it e pesche miracolose. Il fumetto la fa da padrone e ci sono già file considerevoli di fan che aspettano di ottenere la propria dedica disegnata e pensate domani quando arriverà Zero Calcare. Letture Metropolitane resta al salone ancora per un giorno. A domani con la seconda parte di questo diario. Mind the book!